A tipicità si fa sistema, l'ha detto Alan Friedman, giornalista economista che si è innamorato del Fermano e delle Marche e ha promesso che tornerà. La diversità proprio fra la grande agricoltura, la cura molto bella della campagna, ma allo stesso tempo l'industria. Ogni 9 abitanti c'è un'impresa, che sarebbe, se siete cosa, 1,5 milioni di abitanti, vuol dire 170-180 mila imprese in una regione. Questo è incredibile. Quindi se le Marche ha il meglio del sole e dall'agricoltura che associamo all'estero con Toscana o Umbria, il meglio dei distretti industriali che uno associa con le Marche, non solo calzatura, allora c'è la materia necessaria per promuovere una realtà che secondo me è ancora fin troppo poco conosciuta. Tipicità 24esima edizione, 3 giorni di eventi, più di 300 realtà presenti, oltre 70 eventi dedicati alla scoperta e all'approfondimento della tradizione. Un viaggio nel gusto, il punto di partenza ideale per scoprire le Marche, le piccole Italie, il mondo. Il fatto che resiste a tanto tempo, no? Ormai 24 edizioni, che ha saputo, anziché come spesso succede, col tempo si perde quell'attenzione, e qui ha saputo sempre creare nuove attenzioni, ha messo insieme il settore agroalimentare con il territorio, poi l'ha messo insieme con la moda, poi l'ha un po' internazionalizzato, è stato presente all'Expo, l'ha portato in tutta la regione Marche, insomma ha saputo dare quella dinamicità che poi è l'anima della promozione di ogni prodotto. Possiamo dire, Presidente, che forse mai come quest'anno è stata rappresentata così tanto anche da parte delle istituzioni la regione al plurale? Assolutamente sì, credo che quest'anno abbia fatto un salto di qualità, migliorando intanto un po' l'insieme, l'estetica, l'organizzazione e quant'altro, ma anche questa puntuale presenza delle istituzioni un po' in maniera capillare, e anche vedere l'entusiasmo degli imprenditori che veramente ci mettono un prodotto di qualità, ma si vede che ci mettono anche il cuore. Senz'altro anche questa realtà contribuirà in maniera significativa al rilancio, così come è stato negli ultimi tempi. Vediamo però che in Europa ci sono anche tanti limiti proprio al prodotto tipico italiano. Ecco, questo è una fase che si può superare secondo lei? C'è una gran confusione perché manca spesso i riferimenti del luogo di produzione, o ci sono delle forme di contraffazione più o meno visibili o nascoste. Io mi auguro, e in questo senso anche Tipicità contribuisce in maniera significativa, il coinvolgimento delle università è importante per riflettere su queste tematiche, e diversi convegni che si sono tenuti stanno tentando di dare delle indicazioni e delle risposte che magari serve anche da proporre, da indicare alle istituzioni per apportare quelle modifiche normative necessarie per cambiare un po' questa situazione. Taglio del nastro come da tradizione alle 16 e poi va in scena la più completa kermesse di vino e cibo made in Marche, un intenso percorso del gusto tra famose prelibatezze e rare specialità, tra saper fare marchigiano e percorso espositivo attraverso le migliori espressioni della creatività della regione al plurale. Non c'è un settore della vita delle Marche che non rappresenti qualità, eccellenza, passione, storia, ma la cosa che più colpisce è che tutto questo guarda al futuro. Questa è la cosa importante. Se fosse solo nostalgia e passato, bello, caldo, ma ci racconterebbe qualcosa che invece è molto meno di quello che è, perché è una bella proiezione sul futuro, un futuro diverso magari da quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi, immaginato in maniera molto standardizzata, molto ben definita. È un contorno diverso che è quello dei nostri territori, delle nostre tipicità, della capacità di raccontarci in maniera straordinaria, ma con grande capacità di innovazione e di sguardo verso il futuro. Nel giorno inaugurale c'è stato l'opening event nella sala convegni Raffaello, dove si è raccontata l'Italia del saper fare, quella che si innova ogni giorno nella tradizione, che incarna la natura più autentica del modo di essere italiani. Presenti Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo, Maurizio Mangialardi, presidente ANCI, Graziano Di Battista, presidente Union Camere Marche, e Caterina Sanchina, responsabile Visit Russia. Il nostro sistema fatto di eccellenze, di artigianalità, di manualità,
che comprende l'enogastronomico ma anche appunto l'artigianale, e questo è una grossa forza. Insieme al nostro turismo, credo che la grande sfida che ci attende è quella di mettere in sistema queste vetrine.